tre imprenditori pesaresi residenti nel comune di Vallefoglia ed un prestanome senegalese sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Pesaro per truffa aggravata, bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Sono stati sequestrati inoltre 2 milioni e 300 mila euro di beni tra immobili, autovetture, quote societarie e conti correnti bancari, tutti riconducibili ai tre imprenditori e al cittadino senegalese. Le indagini partono nel 2014 da una denuncia di una società libica di Misurata, da cui prende il nome l'operazione, operante nel settore petrolifero, nei confronti dei titolari della ditta Tecnobrum SRL di Pesaro, due imprenditori di 80 e 48 anni. I due imprenditori avrebbero simulato le forniture di materiale alla ditta libica per la costruzione di un depuratore idrico, falsificato certificazioni, sottratto somme di denaro ed evaso imposte per 1 milione e 630 mila euro e trasferito fondi in conti correnti all'estero. Per questo, oltre ai due titolari, è stato denunciato anche un terzo componente della famiglia di 52 anni, anch'esso pesarese, che avrebbe trasferito i soldi nella Repubblica di San Marino. Il ruolo di prestanome del cittadino senegalese è stato scoperto durante le indagini delle Fiamme Gialle per il fatto che lo stesso, pur risultando essere proprietario al 100% di diverse società ed avendo ben 16 cariche formali in altrettante società, viveva assieme ad altri connazionali ed in un unico appartamento nell'entroterra pesarese. Sono indagini che richiedono dei notevoli impieghi di personale con competenze specifiche e questi approfondimenti richiedono anche una notevole preparazione professionale per poter affrontare questioni come in questo caso anche di fiscalità internazionale.